testa, mi hai davvero stancato. Vai all'inferno, dove sei giunto stamani? Ebbene, il pericolo è scampato, Peppe. Ce l'abbiamo fatta. Vuoi uscire fuori dove ti sei nascosto? Peppe? Peppe! Sei fra i tuoi fantomatici amici? Vinci male! Sono affatto! Ma dove ti sei... Ma proprio lì dovevi cacciarti! Esci fuori! Ai! E che ci posso fare su mammogliai che comandi di spaghetto, mammogliai? Alleggio! Maggio quando mi assetto che... E quando passava... Tu madarazzo malo ingudo, peggio della muore della nanna! Peppe, dobbiamo andare! Principale, mi fai essere chiaricciato! Ma ciuzza, mi sconcinciavo tutto in intimito! Ma poi quando mi suso, che c'è in ciauro da fumacciazzo per te? Ma chi stupere, avevi anni che non se ne lava! Ma ciuzza santa! E come un riducemo per te aver affasso Mauro! Peppe, finalmente il pericolo, come ti ho detto, è scampato! E andiamo a condurre la nostra missione alla volta della Scozia. Ma quando è che mangiamo? Mangeremo quando arriveremo in Scozia. Ma quando arriviamo li mangiamo gli scocci? Dallo principio c'è. Piuttosto io quando è che mi posso riposare a nicchietta, principale? Ti riposerai durante il cammino. E che fa? Sono maldita, sono cieco. Io basta Peppe, ascoltami, andiamo ancora alla ricerca di nuove avventure. Segui il nemico mio di Catania, il giovane Edno, appresso a voi il sogno, a costi vicini e a costi facemo. Vi saluta l'amico vostro Peppinino, Carpazzo Rossi, Macinino e Rufino, un bel applauso, io e viva la Sicilia! Grazie di essere stato con noi. Benissimo, caro gigante, eccoci qui, come si suol dire, ti rimettiamo la testa a posto, ecco fatto, e non è successo nulla, e allora riconduciamolo nel backstage e ci prepariamo, signori miei, al gran finale. Salutate il nostro amichetto di Catania, Peppinino. Guardate dove giungiamo. Giungiamo in un altro luogo, un accampamento saraceno. E sapete perché? Perché la principessa Angelica, durante la sua fuga, incontra un imperatore importantissimo, potente in armi. Si chiamava Agricane della Tartaria, che vedendola così bella che fa, chiede la sua mano, voleva sposarla, ma Angelica non voleva sposare proprio nessuno. E allora gli dirà: Agricane, io non ti sposerò mai, sei solamente un vecchio. E a cotanta offesa che cosa accadrà? Agricane scatenerà tutto il suo esercito contro Angelica e la sua gente, ma ancora una volta sarà la spada del conte Orlando a difendere la tanto amata principessa del Catai. Accogliamo con un applauso l'imperatore Agricane e il conte Orlando! Di un cristiano, ferma il tuo brando, perché stavolta dinanzi a te se ne sta Agricane, l'imperatore della Tartaria. Fermerò il mio brando, Agricane, quando avrò lasciato qui sul nudo terreno il tuo cadavere squartato dalla mia spada d'Orlindana. Favole da raccontare forse ai bambini. Ma basta, Orlando, non voglio più sentir le tue fandonie. Stringi la tua spada, come io faccio con la mia scimitarra. Prestiamoci la fede, ed un dei due dovrà morire. Eh sì, Agricane, accetto la sfida. Per amore della principessa Angelica, mi batterò sul campo e giuro che avrò la meglio. E si vedrà alle armi, cane di un cristiano. Sono pronto! E voi bambini, siete pronti per il tifo? Per Orlando o per Agricane? Ovviamente per Orlando, allora pronti? Su, via!
Orlando! Orlando! Forza, forza, forza! Noi! Forza, bambini! Noi! Ascoltami, cessiamo questo inutile scontro. Se continuiamo a batterci dovrò ucciderti, capisci? No, non voglio sentirti, Orlando. Continuiamo il duello fino alla morte. E basta dunque, per l'anima del padre mio, per i tre santi che in Aspromonte mi erano, Agricane, Agricane, trema dunque di questo colpo. Oh, yeah! Agricane! Agricane! Perché non hai voluto darmi ascolto? Orlando, non temere tu. Hai detto il vero. Goditi la donna che hai saputo conquistare con la tua immensa virtù. Angelica! Angelica, amor mio! Vieni! Raggiungimi, te lo prego! Il pericolo è scampato! Gli uomini dell'imperatore Agricane sono in fuga! L'imperatore Agricane è morto per opera della mia possente Dorlindana! E adesso non ci resta che ritornare nella mia bella Parigi, dove ti giuro ti renderanno stavolta omaggio tutti! Anche mio zio, l'imperatore Carlo Magno! Vieni, Angelica! Stringimi in un abbraccio e ti prometto che non ti lascerò mai più e vivremo per sempre l'uno tra le braccia dell'altro. Seguimi, amor mio, vieni, Parigi ci aspetta, vieni, Angelico, andiamo, andiamo, Angelico. Bene, 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 bene. Com'è che si dice, no? Tutto è bene quel che finisce bene, apparentemente, perché in realtà Angelica non sposerà mica Orlando, sposerà un povero soldatino di nome Medoro, che troverà morente in un campo di battaglia. E da lì la follia di Orlando arriverà davvero alle stelle, perderà per questo completamente il senno, che poi Astolfo recupererà con l'ippogrifo proprio sulla luna. Ma questo lo lasceremo per un altro episodio, come sorpresa di un'altra avventura che spero faremo insieme, e intanto cerchiamo di risolvere qui la situazione. Un applauso l'abbiamo fatto al nostro Orlando, ma uno, se me lo consentite, lo farei anche per il nostro Agricane della Tartaria, che con il vostro permesso gli va a restituire la sua bella armatura. Ecco qui, speriamo che le ferite si sanino presto. Oi, 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 oi. Agricane, siamo alle solite, spero che tu ci prometta di essere meno arrogante, di non litigare più per amore di una donna, dai! E soprattutto per Angelica, non ne vale proprio la pena, eh? Scegliti un'altra spasimante! E allora abbiamo rimesso tutto a posto, finalmente speriamo che le ferite si sanino quanto prima, l'armatura è davvero, ecco, rimessa in ordine, hai la tua spada e il tuo scudo e ti potrai preparare per una nuova rappresentazione, perché almeno qui, signori miei, ce lo possiamo permettere all'opera dei pupi, le battaglie restano solo un gioco della nostra fantasia. Ciao Agricane, grazie! E naturalmente a salutarci qui alla ribalta verranno subito i nostri protagonisti assieme alla nostra immancabile maschera. Ve lo ricordate come si chiama? Lo chiamiamo insieme Peppenino? Va bene? Peppenino! Peppenino! Esci fuori, Peppe, sbrigati! Salutiamo i nostri ospiti, veloce, dove sei?
Ah, pensavola, caccao, non posso essere! E che mi vuole mettere che sarà Zaffarana oggi? Io, Peppinino da Catania, da 100 anni che vengo appresso, che sogno che ho vecchio la Bibbia! Che mi ha fatto friare tutto il mondo, da Cina, da America, tutta l'Europa! E oggi mi metteva che sarà Zaffarana, no, signori miei! Magari io ci sogno, Peppinino da Catania, Peppinino curioso! Arrivo da Davillo, non ho capito, io l'ho chiuso! Peppe da stati, e ne non do me! Un ennolo dottor Rui, un Peppinino Casugno, che con Davide, Dario e Marco Napoli vi ringraziano per la vostra straordinaria attenzione, la partecipazione, il calore in questa giornata un po' incerta, che però insomma ce l'abbiamo fatta, ci ha concesso di portare avanti questa nostra missione all'insegna dell'opera dei pupi. Siamo felicissimi, naturalmente a questo punto ringraziamo l'associazione Impara l'Arte per la cortese ospitalità, naturalmente l'amministrazione comunale per l'organizzazione invece di quanto sta avvenendo quest'oggi, e naturalmente non vi diamo un addio ma un bel arrivederci a un prossimo appuntamento con i pupi dei Fratelli Napoli di Catania. Seguiteci su Facebook Pupi Siciliani dei Fratelli Napoli, dove potete condividere le immagini video che quest'oggi avete fatto, ci farete sicuramente un bellissimo regalo. Pupi Siciliani dei Fratelli Napoli, che bella tacarosa, simpaticuna, aspetta quando vi ci faccio il sito prima che me ne vaio. C'è un macaruso oggi, lo potevamo parlare già da un matrimonio. Ma roba tu dice là, questa vicinita, tutto così, ma raccomando, perché io sogno spasolato, Ma raccomando, c'è a pensare così, Ma sembrate pure, appena davvero. Ora organizziamo qua come con Maria Esther, Ma a parlare tutti i contatti, tutti i numeri di telefono. Di chi ne vai a spiegare a casa, su, come si faceva una volta, all'antica io sogno, Io non stilo per queste cose, Va bene? Siamo a completo. Grazie signori miei, buona giornata a tutti! Salve la ragazza Tomari! Grazie! Siamo dietro le quinte adesso del marionettistica dei Fratelli Napoli, noi siamo in diretta. Siamo in diretta e poi lo puoi condividere anche su Facebook, sul canale Sicilia Eventi. Perfetto, e allora un carissimo saluto amici di Sicilia Eventi, siamo al termine di questo episodio dal titolo Viconte e Vicantu, l'arrivo di Angelica a Parigi, un percorso interattivo che è mirato al pubblico dei piccoli ma che quest'oggi ha coinvolto sicuramente un pubblico ben più ampio come fascia d'età. Abbiamo avuto insomma ospiti di tutte le età e siamo contenti che il tempo sia stato favorevole e ci abbia concesso di poter portare a termine questa nostra missione all'insegna dell'opera di Piccoli. Grazie ancora, saluti da Davide Napoli. Grazie, ciao ciao. Arrivederci. Ciao. Bene. Adesso concludiamo questa seconda diretta da Zafferana Etnea, faremo un'altra diretta più avanti dalla mostra del maestro Rivitera.